santa luna, ama splunta sulla terra, mi vede fenaudeste, ora cul fermi nostre, mi vede fenaudeste, ora cul fermi. Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo dall'Alta Torre di Lavoro, da Cassino. E questa sera, per l'appuntamento con la storia, che ormai è diventato un appuntamento fisso per il venerdì, parleremo di un altro eroe del Risorgimento, forse il padre della patria per eccellenza, considerato da tutti la veramente pensante e lo stratega principale che ha permesso di poter fare l'unità d'Italia, non l'Unione, ma l'unità d'Italia. Ne parleremo con un'illustrissima ospite che già ha parlato di Mazzini e che vi presenterò dopo il brevissimo video che adesso mi accingo a proporre. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede per che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso lunghe fasi scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori, da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando La lingua corrente parlava dei francesi. francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato. Ecco, molti di voi diranno, ma cosa ci azzecca questo video con Cavour, dove ci sono presenti Scalfari e Umberto Eco? E ci azzecca molto, c'è molto, è molto importante questo video. Perché? Perché fa capire che l'Italia è nata in quel modo, poteva nascere in maniera diversa e forse avremmo avuto un altro paese. Un'Italia che quando era pre-unitaria era molto molto più unita di quello che è oggi e soprattutto non c'erano differenze che ci sono oggi. Ecco, chi ne parleremo? Parleremo con una grandissima ricercatrice che ci ha già ospitato per parlare di Mazzini. Ormai una ricercatrice che da tempo si cura il Risorgimento e di fama non soltanto nazionale ma internazionale. E parlo di Elena Branchini Biraglia. Buonasera, signora Elena, come state? Buonasera, bene, grazie. Tutto Tutto bene. bene allora? Tutto Sì. bene. Ho fatto passare questo video a breve, come voi avete potuto vedere, perché sicuramente molti si chiederanno se forse questo paese poteva nascere in maniera diversa. So che voi sono da anni che nella vostra, nella, nei vostri studi sul Risorgimento sottolineate sempre questo aspetto. E quindi questa sera credo che sia la persona più giusta per poter parlare di Camillo Benso Conte di Cavour. Cosa mi dice su questo personaggio? Subito a bruciapelo. Beh, sì, che come ha detto lei poco fa, è forse il padre della patria per eccellenza, almeno è considerato il grande artefice dell'unità d'Italia. Come abbiamo messo in evidenza nel titolo di questa serata, il rivoluzionario perbenista, perché è quello che si è saputo presentare meglio alla fine. Cioè, diciamo che rispetto a Mazzini, a un Garibaldi, che avevano anche dei tratti da veri e propri rivoluzionari, tratti anche a volte delinquenziali, tratti fastidiosi, fortemente anticlericali. Lui
Cavour cercava sempre di mascherare tutto, era molto abile nel dissimulare, nel mascherare, nel cercare sempre di presentarsi al meglio, di cogliere tutte le opportunità, di trovare compromessi con tutti. E quindi questa sua abilità, appunto, gli ha consentito di, alla fine, di realizzare quello che era il suo grande sogno. Dopo ne parleremo della personalità di Cavour attraverso anche le voci di quelli che l'hanno conosciuto personalmente. Lui aveva appunto questa caratteristica di non avere delle idee ben precise, come sicuramente avevano nel bene o nel male, per me magari nel male, ma qualcuno può anche vederci del bene, erano idee precise sicuramente quelle di Garibaldi. Lui aveva l'obiettivo di fare l'Italia unita e a qualunque costo, per raggiungere quell'obiettivo, era disposto a rinunciare anche alle idee che fondamentalmente appunto non aveva. Principi solidi non ne aveva, lui era in questo, era un po' machiavellico. Dopo parleremo, spero che ce ne sia l'occasione, il tempo, di questo paragone che fa Petruccelli della Gattina con Machiavelli, perché è molto importante anche per capire la politica di oggi. Quindi direi che la caratteristica essenziale di Cavour, tutto sommato, sia l'ipocrisia, anche tutta la rivalità che aveva con Mazzini e Garibaldi, spero dopo di poter approfondire anche questo argomento, era, a mio avviso, era un gioco delle parti, era una farsa. Lui non li detestava, casomai a tratti poteva averne paura, perché con la loro irruenza potevano mettere in discussione il suo gioco di equilibrio, ma sicuramente li sapeva utilizzare e gli facevano comodo, non li osteggiava per le loro idee. Li osteggiava eventualmente se i loro metodi irruenti a tratti potevano provocargli dei danni, però nel momento in cui quegli stessi metodi irruenti lui li poteva sfruttare per i suoi scopi, allora gli andavano benissimo. Ecco, è un misto appunto di perbenismo, di ipocrisia, di facilità al compromesso, di capacità comunque di utilizzare tutte le situazioni a suo favore. Ma diciamo che ha messo in campo pure la sua natura di giocatore d'azzardo, che lui operava in borsa, dove prese pure dei bagni di sangue, e quindi cercava, e quindi nella sua indole di giocatore se l'è portata dietro. Ha avuto più successo in politica che in borsa, perché si era quasi stava quasi finendo il patrimonio di famiglia. Però partiamo proprio dalla famiglia. La famiglia Cavour, diciamo che è una delle famiglie borghesi nate, aristocratiche borghesi, nate con l'invasione francese, quindi loro, grazie al collaborazionismo che fecero ai francesi che invadevano il Regno di Sardegna, ebbero grandi riconoscimenti, non soltanto morali, ma soprattutto materiali, o mi sbaglio? Sì, sì, la famiglia di Cavour è una famiglia che fa fortuna appunto attraverso le idee giacobine, le idee liberali, è una famiglia appunto che crea la propria fortuna, la propria ricchezza in quegli anni, inseguendo il politicamente corretto, cosa che poi farà anche Cavour. Il padre ha avuto problemi anche di speculazioni finanziarie, non era ben visto dal popolo, benché fosse diventato appunto molto ricco, era considerato uno che sapeva sfruttare le persone, le occasioni per arricchirsi, anche a scapito degli altri, tratto che sicuramente ha passato al figlio. Quindi è una famiglia comunque sì, che fin dall'inizio si mostra come arrivista, spietata, capace sempre di cogliere il proprio interesse. E c'è poi il grande scandalo dei mulini, quando in un periodo di carestia i Cavour si sapeva che avevano accumulato in maniera anche piuttosto illecita farina e grano, e alla folla che andò a chiedere un po' di quei beni di prima necessità, non fu concesso nulla, anzi a un certo punto fu ordinato di sparare sulla gente. Quindi ecco, diciamo che questo... Permettete se mi interrompo un attimo, questo è un altro paradosso del nostro paese. Cavour, sì, sì. Che era uno speculatore, affamatore della povera gente, viene messo come eroe, come padre della patria, il più importante forse
costruttore di questo paese. Ferdinando II, che quando ci fu quella carestia, attraverso il prefetto dell'Annona e attraverso i mondi frumentari, praticamente riuscì a far passare in maniera meno dolorosa quel periodo di carestia. Ferdinando II è considerato il tiranno e il re bomba, e invece Cavour è considerato un mito e un padre della patria. Le contraddizioni che sono Esattamente, e la cosa importante di questo paese. purtroppo è così, ce n'è una simile anche a Modena. Nello stesso periodo, Francesco IV, che è considerato il tiranno per eccellenza, Francesco IV d'Austria, quello che ha fatto fucilare Ciro Menotti, che addirittura è stato preso da Stendhal nella Certosa di Parma come figura appunto del tiranno. Francesco IV, durante una grave carestia a Modena, impiegò i suoi beni personali per far distribuire pane e minestra tutti i giorni ai più bisognosi, e questo è raccontato, narrato ampiamente nelle cronache e nei documenti. Eppure, stessa cosa che per Ferdinando II, Francesco IV è nel libro nero della storia a tutti gli effetti, è proprio preso spesso come prototipo del sovrano assoluto prerisorgimentale, mentre sì, Cavour, i liberatori che non si facevano, stesso discorso si può fare su Napoleone, che non, mentre appunto un Francesco IV mi finisce nel libro nero della storia per aver giustiziato Ciro Menotti e Don Andreoli, ecco che Napoleone, che faceva delle repressioni dove morivano decine e decine di persone, non rimane un liberatore. Questi sono i misteri della retorica risorgimentale. Basta pensare che Hitler, la prima cosa che fece quando entrò a Parigi, andò a salutare e a pregare sulla tomba di Napoleone perché era il suo punto di riferimento. Quindi l'Italia poi è Certo. l'unico paese in Europa che innalza monumenti e considera Napoleone un eroe, una persona da emulare, l'unico paese in Europa. E mi dica una cosa, prima per cominciare a parlare del Cavour giovane, come mai lui parte da Torino, di cui so che lui si annoiava terribilmente a Torino, cominciò a girare l'Europa con i soldi di papà, e lì cominciò anche, credo, a tessere le grandi amicizie che gli hanno permesso poi di creare quello che ha creato, e poi Sì, tornò a Torino esattamente. perché il padre lo fece tornare, se no avrebbe dissipato il patrimonio di famiglia, e per noia, siccome si stava annoiando, fece politica. O mi sbaglio? Sì. Comunque sì, Cavour è quello che è fin da giovane. La sua formazione comincia subito, è una formazione liberale. Lui ha una grande ammirazione, non a caso, fin da giovane per l'Inghilterra, per il capitalismo inglese, per il liberalismo sia economico che politico di stile anglosassone. E fin da giovane comincia a girare l'Europa e, guarda caso, soprattutto viaggia in Inghilterra e in Francia, ma soprattutto in Inghilterra. Quindi proprio la sua formazione sia culturale, politica, proprio a livello di studio delle varie forme di pensiero, sia a livello appunto di viaggi, di esperienze e di conoscenze, ci porta subito all'Inghilterra. Prima parlavamo della famiglia di Cavour, bisogna ricordare anche la madre, che non a caso, la madre Ginevrina, era calvinista. Cavour è legato fin da ragazzo, pur essendo formalmente cattolico, però è legato fin da ragazzo alle religioni, alle fedi protestanti, al calvinismo, a questa ammirazione per il protestantesimo, per l'anticlericalismo anglosassone. E si forma così, la sua formazione è questa, formazione che poi diventerà pian piano vera e propria manovra politica. Questo poi ovviamente a partire dal 48, quando avrà un ruolo specifico nel Regno del Piemonte. Però fin da giovane le sue idee sono quelle, sono sempre state quelle. Cavour è vicino all'Inghilterra, è un grande ammiratore dell'Inghilterra, lavora per conto dell'Inghilterra. Quando arriverà al potere in Piemonte, una delle prime cose che farà, e ci terrà moltissimo a farle, saranno le leggi anticlericali, prima le leggi Siccardi, poi tutte le leggi di soppressione dei monasteri. Ma perché lo fa? Per compiacere l'Inghilterra. Non gli dispiace farlo perché comunque lui ha antipatia per il cattolicesimo e ha simpatia per le sette protestanti, ma il suo grande desiderio è quello di compiacere l'Inghilterra. In questi suoi viaggi
prende contatto con dei personaggi di spessore a Londra. Londra incontra non a caso Palmerston, Gladstone, Disraeli, Clarendon. Con Clarendon metterà in piedi poi nel corso degli anni, ma già nel corso degli anni 50 quasi, da subito, una straordinaria opera di propaganda. Clarendon sarà nel diffamare lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie, sarà a livello di Gladstone, se non peggio. Scriverà moltissimi articoli su questa fantomatica situazione di degrado in cui vivevano i popoli dello Stato Pontificio e del Regno delle Due Sicilie. Usa termini come la vergogna d'Europa, scrive cose assolutamente assurde, inaccettabili, che non trovano riscontro in nessun tipo di cronaca o di documento dell'epoca. Era tutta propaganda. D'altra parte Cavour non lo nega, lui ha questo amore per l'Inghilterra che si accompagna, d'altra parte, logicamente, a un odio per l'Austria, e non lo nasconde, ne fa propaganda, ne fa la sua linea politica. A un certo punto ad Azeglio scrive: bisogna che questo odio per l'Austria si diffonda ovunque, cioè le parole più o meno sono queste, non sto a leggere la citazione, ma bisogna utilizzare questo odio per fare propaganda. Quindi la sua formazione, ripeto, è questa, e diventerà questa la sua linea politica, e lo sarà sempre. Questo amore per l'Inghilterra comunque accomunava tutti, Mazzini, Garibaldi erano tutti legatissimi all'Inghilterra, i cosiddetti padri della patria erano tutti a servizio dell'Inghilterra. L'avrei fatto questa domanda: il filo comune conduttore fra i tre era l'Inghilterra, sia per Garibaldi, Mazzini e Cavour, quindi fa capire come l'Inghilterra fosse veramente, è stata veramente non solo la regista, ma anche l'operatrice principale del Risorgimento italiano. Certo. Mentre nel 99 aiutò i stati preunitari a sbarazzarsi di Napoleone, qui invece si ribaltano le cose, e quindi Cavour, questa grandissima... E poi dopo che cosa cambiò poi in Cavour? Dopo questo girovagare dell'Europa tornò in Piemonte per curare gli affari di famiglia, o mi sbaglio? Sì, poi dopo inizia poi presto la sua carriera politica, perché già nel 48 è eletto deputato, e poi nel 52 c'è quella grande operazione di trasformismo che gli fa stringere a lui, che si presentava come un moderato, come un uomo tra virgolette di destra. A me piace sempre poco usare queste etichette, anche perché nel momento in cui entriamo nell'ideologia risorgimentale è comunque un'ideologia rivoluzionaria, quindi destra e sinistra sono entrambe estrema sinistra, se abbiamo l'idea di una destra conservatrice e di una sinistra rivoluzionaria, cioè erano tutte e due sinistra perché erano comunque rivoluzione. Se uno avesse voluto essere conservatore all'epoca, ovviamente sarebbe stato un legittimista, sarebbe stato per gli stati preunitari, per cui dire che Cavour era di destra stona. Poi è chiaro che nelle questioni che lo riguardavano, come ha dimostrato nell'affare dei mulini, sapeva essere il più spietato e retrivo dei conservatori, ma conservatore del suo patrimonio, non sicuramente degli ideali della tradizione o dell'antico regime. Quindi lui è comunque un rivoluzionario, ma chiamiamolo un rivoluzionario di destra. Si presenta così come il moderato, il perbenista, ecco, il perbenista, quello che cerca di evitare gli eccessi, che poi di eccessi ne farà tantissimi, perché se pensiamo anche alle leggi Siccardi e poi alle soppressioni dei monasteri, non si faceva scrupolo di buttare per la strada frati e monache, di sicuro non era un moderato, però si presenta come tale. Lui, uomo di destra, appunto, non si fa scrupolo di legarsi a Urbano Rattazzi, che invece era dichiaratamente, sempre prendendo con le pinze queste distinzioni, era dichiaratamente uomo di sinistra. Quindi quello che passerà alla storia come connubio
nel 1852 gli consente di diventare primo ministro e di cominciare la sua grande carriera politica, ed è anche un'anticipazione di quel trasformismo che poi caratterizzerà, lo sappiamo benissimo, un po' tutta la politica italiana. Diciamo che tutte le cose peggiori dell'epoca le abbiamo ereditate senza problemi. Oggi è un ministro di certo. Che parliamo. Ma nasce così, perché non so se dite. Se avete avuto occasione di leggere Ferdinando Petruccelli della Gattini, Moribondi di Palazzo Carignano, descrive il primo Parlamento del Regno d'Italia, che veramente ci ricorda troppo la politica di oggi. Beh, guardi, non è certamente la Gattina, ma pure Luigi Rosi ha fatto un bellissimo libro, Lo Sgoverno d'Italia, i primi tre anni del Regno d'Italia, qualcosa di... Se sostituite i nomi del passato, ci mettete quelli di oggi, è la stessa cosa. E poi è stato anche quel grande giornalista torinese Turone che ha fatto uno spaccato dell'Italia post-unitaria fino alla prima guerra mondiale, e lo sappiamo. Ma vabbè, la sua legge Siccardi non soltanto volevano ingraziarsi l'Inghilterra, ma là c'era un bottino veramente cospicuo che si accaparrarono, perché i beni della Chiesa in quel periodo anche le casse della Chiesa erano importanti, ci fu un saccheggio incredibile. E quindi a questo punto, quando diventa primo ministro Cavour? Dopo il connubio del 1852, e da lì comincia tutta la sua opera al fine di, come diceva lui, portare il problema, tra virgolette, dell'Italia sul piano internazionale, per favorire appunto quella che per lui è l'opera più importante. Ferdinando Petruccelli della Gattina scrive nei Moribondi di Palazzo Carignano appunto che Cavour non aveva idee, principi propri, ideali da perseguire assolutamente, no. Dice che lui aveva un obiettivo, ed era realizzare l'unità d'Italia, il Regno d'Italia. E a questo obiettivo lui era disposto a sacrificare tutto, appunto, idee, principi, ideali, ma anche amicizie, sentimenti, e dice Ferdinando Petruccelli della Gattina, c'è anche la sua stessa coscienza. Lui non aveva problemi di coscienza, lui andava dritto per la sua strada per arrivare a quell'obiettivo, e lo dimostra già in quella che doveva essere la prima grande operazione internazionale, diciamo, appunto per portare questo problema Italia, che ovviamente non esisteva, ma lui lo voleva portare, per portarlo appunto sul piano internazionale, per portarlo al cospetto di Francia e Inghilterra, le due grandi alleate dell'unità d'Italia, più l'Inghilterra che la Francia. Ovviamente la Francia aveva i suoi problemi diplomatici con lo Stato Pontificio, ma comunque era favorevole, è stata fondamentale per l'unificazione del nord. Poi ovviamente sul sud è andata più cauda, sul sud e centro-sud, insomma Stato Pontificio era delle due Sicilie, ma poi ormai il disegno era avviato, e il sogno di Cavour era fin dall'inizio quello di completare comunque l'opera di unificazione. La guerra di Crimea, la guerra di Crimea è il suo primo grande tentativo, che in realtà non andò affatto bene. Lui era comunque talmente abile da riuscire a trasformare anche gli insuccessi in successi. Le trattative per la guerra di Crimea in realtà andavano malissimo, e lui stesso ne rimase deluso. Disse, le sue parole precise furono, mi pare, che era sconfortato dall'aver ottenuto così poco dopo essersi dibattuto come un diavolo nell'acqua santiera. In effetti lui andò con le sue proposte, che furono rigettate da Francia e Inghilterra. Poi dopo l'Inghilterra accettò quella che era l'offerta di Cavour, che era sostanzialmente quella di concedere degli uomini che andassero a combattere in Crimea in cambio di un prestito di denaro. Cavour aveva bisogno di soldi per fare tutto quello che appunto voleva fare, perché se l'unificazione d'Italia, come è stata fatta, è stata un'invasione sostanzialmente, un'espansione del Regno Sabaudo attraverso guerre, attraverso invasioni militari, è chiaro che la guerra costa. Lui aveva bisogno di accumulare denaro, e ottiene dall'Inghilterra questo prestito in cambio di uomini, ma uomini mandati a morire così, a combattere per delle potenze straniere con le quali non c'entravano niente. Infatti lì si sollevò l'armonia
guidata da Don Giacomo Margotti, che scrisse esplicitamente che Cavour aveva venduto questi uomini in cambio di un in prestito di denaro. E lì anche Mazzini, bisogna dire, che si scagliò contro questa operazione, chiamò gli uomini mandati in Crimea deportati e disse chiaramente che erano andati a morire per un'operazione fatta nell'interesse straniero, come al solito sostanzialmente nell'interesse dell'Inghilterra. Poi è chiaro che dopo, grazie a questa operazione, quando ci fu il congresso di Parigi, Cavour poté andare a ragionare da pari a pari con altri leader europei e a parlare del problema dell'Italia, e nel frattempo si era inventato tutta la sua storia classica dei popoli che gemevano sotto le tirannidi, il grido di dolore, che poi fu lo slogan, diciamo, utilizzato da Vittorio Emanuele, ma ovviamente l'aveva pensato Cavour, questi si inventavano i motti, poi se li passavano, no? Libera Chiesa in libero Stato, ovviamente se ne è appropriato Cavour, è noto come motto di Cavour, mentre in realtà l'aveva ideato Montalembert, mentre il grido di dolore è la famosa frase di Vittorio Emanuele, che voleva liberare, non poteva restare insensibile al grido di dolore dei popoli italici, ovviamente gliel'aveva scritta Cavour a tavolino. Era tutto costruito, ovviamente, loro sapevano benissimo che non c'era nessun grido di dolore. Comunque, sì, diciamo che con la guerra di Crimea Cavour riesce ad aprire a livello internazionale queste trattative che lo porteranno a stringere queste alleanze fondamentali, perché anche qui ci tengo sempre a sottolinearlo, il Piemonte da solo ovviamente non avrebbe fatto nulla. Questo lo voglio sempre sottolineare, perché tante volte, quando parlo anche di storia del Ducato di Modena, di storia estense, mi sento dire: ma che cosa servivano questi piccoli stati, uno stato piccolo come il Ducato estense, che non poteva neanche fare una guerra, non poteva difendersi da solo, aveva sempre bisogno dell'Austria. Beh, certo, erano piccoli stati, ma anche il Piemonte, se non ci fosse stata la Francia all'inizio e l'Inghilterra dopo, non avrebbe fatto niente. Il Duca di Modena è stato mandato in esilio da un esercito franco-piemontese. Se fosse stato semplicemente l'esercito piemontese, magari se la sarebbe potuta giocare. Chiaro che l'appoggio allo straniero c'è sempre stato. La bandiera dell'indipendenza era una falsa bandiera, falsissima bandiera. L'indipendenza non è mai esistita. Ma diciamo che l'abilità dell'inglese è che loro hanno fatto la regia di questa operazione risorgimentale senza un uomo morto, mentre chi ci ha rimesso le penne è stata la Francia. La Francia, nelle guerre di indipendenza, si parla di oltre 24.000, sono 30.000 uomini caduti per la causa piemontese, poi conquistava i territori e li dava al Piemonte. Cioè, i piemontesi in questo pure sono stati gli inglesi l'Inghilterra riesce a manovrare restando fuori. La Francia è più grossolana, l'Inghilterra è più infida. Sono due filosofie diverse. La perfida Albione. Vabbè, diciamo che il diritto internazionale dell'epoca era che tra gli stati non poteva esserci un'invasione dell'altro stato, e quindi soltanto se c'era una sollevazione popolare che giustificava l'indipendenza e l'affermazione dei popoli, avrebbe giustificato l'aiuto di un intervento straniero. Ecco perché ci fu la favoletta: i popoli italiani piangono. E infatti poi si trovarono in crisi Cavour, poi ne parleremo dopo, quando invase Napoli, che tutto vide tranne che Napoli reagiva e si sollevava a favore dell'invasore piemontese. Prima ho accennato, i rapporti tra Cavour e Vittorio Emanuele non erano eccezionali, anzi, però lui in questo suo ideale dell'Italia unita però non ha mai pensato di dover ribaltare la monarchia costituzionale, quindi per lui la figura del monarca era imprescindibile, non mi sbaglio. Beh, sì, certo. Beh, Cavour era certamente un monarchico, poi a chi altri avrebbe potuto appoggiarsi se non a Casa Savoia e a Vittorio Emanuele? Era un rapporto complicato, però, indubbiamente, anche perché Cavour era, per quanto all'apparenza, sempre composto, sempre
perbenista, freddo, diplomatico, pronto al compromesso, pronto a tutto, in realtà di temperamento era piuttosto iracondo, tant'è che ci sono delle cronache che narrano che in privato, con magari con Vittorio Emanuele, durante alcune discussioni, ad esempio dopo il trattato di Villafranca, aveva delle vere e proprie crisi di ira, diventava tutto rosso in faccia, paonazzo, scaravoltava le sedie, faceva delle robe anche un po' strane, e i rapporti erano un po' tesi tra i due. Però Vittorio Emanuele, in un certo senso, un po' era succube di Cavour, cioè a volte gli veniva voglia di ribellarsi, di staccarsene, però altre, cioè, poi magari si rendeva invece conto di averne bisogno e finiva con l'obbedirgli. Quando Cavour dà le dimissioni dopo il trattato di Villafranca, Vittorio Emanuele finge che non gli importi, gli dice anzi meglio così, perché tanto era, usa proprio queste parole, era un pagliaccio ed era matto. Però poi in realtà dopo lo riprende, lo va a ricercare, ha bisogno di lui. C'è anche l'episodio legato ai sogni di Don Bosco, quando vanno avanti le leggi anticlericali, che Don Bosco fa il famoso sogno, quando dice anche chi ruba a Dio non va oltre la quarta generazione, fa avvisare Vittorio Emanuele che se continuerà con le leggi anticlericali avrà dei gravi lutti in famiglia. E Vittorio Emanuele prende paura. E Vittorio Emanuele era sinceramente credente. Don Bosco lo fece anche per i Borbone, purtroppo, il sogno. Sì. Ecco, quello dei Borbone non lo sapevo, ma quello di Vittorio Emanuele è molto ben descritto e documentato. Lo fece pure per i Borbone, che diceva che praticamente non erano più i sovrani di Nostro Signore per quello fatto nel XVIII secolo con le leggi febroniane e con il giuseppinismo che inserì nel regno di Napoli nel XVIII secolo. Sì, perché poi in quel periodo un po' tutti i sovrani si lasciarono tentare da questi fenomeni di giurisdizionalismo, eccetera. Comunque, diciamo che la vicenda di Vittorio Emanuele però fu piuttosto eclatante, perché effettivamente cominciarono a morirgli un sacco di parenti stretti e familiari anche, e quando si vide morire il figlio andò da Cavour e gli disse basta, fermiamoci qui. E Cavour non volle assolutamente. Cavour ci teneva moltissimo alle leggi anticlericali. Mi pare che ad Azeglio scrisse una volta: mi raccomando, non fermiamoci mai sulle leggi anticlericali, perché l'Inghilterra ci tiene molto. Adesso più o meno le parole furono queste, non so se dopo magari trovo mi ero assegnata anche la citazione. Comunque era questo. Cavour ci teneva tantissimo, doveva far bella figura con l'Inghilterra, doveva recuperare soldi, appunto, acquisendo i beni della Chiesa, e quindi non ne volle sapere, e alla fine Vittorio Emanuele cedette, cioè c'era comunque questo rapporto che non si scalfiva, aveva dei momenti di crisi ma non si rompeva mai. Poi è chiaro che si rompe con la morte di Cavour, guarda caso, proprio poco, o scherzo del destino, non si sa, c'è chi parla anche di avvelenamento, perché la morte di Cavour effettivamente fu un episodio piuttosto strano e misterioso, potrebbe essere anche che alla fine tutti questi dissapori che lui comunque creava con questi suoi metodi, sempre al di là dell'etica, perché poi se è stato paragonato a Machiavelli, cioè non è un complimento, non dimentichiamoci che il fine giustifica i mezzi, non è un comportamento etico, e che nel momento in cui si separa l'etica dalla politica, insomma, si rischia di finire in situazioni dopo poco pulite, come purtroppo vediamo, perché poi la politica italiana dopo, come dicevamo, ha ereditato tutti questi difetti, diciamo, genetici che ha proprio acquisito e coltivato negli anni. Ma Machiavelli è il simbolo di tutte le della politica moderna, tutti si rifanno a Machiavelli. Certo. Però poi alla fine l'Italia si rifà a Machiavelli, però poi applica il concetto di Guicciardini, il particolare, quindi pure questo è tutto da vedere, insomma. L'italiano poi in questo è molto abile. Siccome voglio toccare un po' i rapporti con vari personaggi che gravitavano attorno a Cavour, vogliamo dire due parole con Mazzini, perché credo che loro non si pigliassero proprio con Mazzini. Giusto due parole si possono dire tra Mazzini e Cavour, i rapporti che c'erano. Allora,
Sì, è vero, si pigliavano poco, si scrivevano delle cose cattive a vicenda, non erano ovviamente in linea a livello ideale, a livello di pensiero, di idee, però io credo che alla fine fossero simili, fossero come anche Garibaldi, fossero le facce della stessa medaglia. Comunque l'obiettivo era uguale, assecondare l'Inghilterra, distruggere la Chiesa Cattolica, distruggere gli stati plurunitari, l'alleanza trono-altare e riformare drasticamente la società, non più in senso cristiano, ma in senso, e qui c'è la divergenza, o liberale o socialista. Però capiamo che la divergenza nasce solo alla fine, tutto quello che viene prima l'avevano in comune. Poi su quello che sarebbe stato il finale differiscono. Però alla fine lottavano per la stessa causa. D'altra parte, tutti gli intellettuali dell'epoca, diciamo un po' antirivoluzionario, che comunque guardavano con sospetto a questi fenomeni, avevano ben visto che liberalismo e socialismo alla fine erano le due facce della stessa medaglia. Cioè comunque si rinunciava alla società tradizionale e la società rivoluzionaria poteva avere questi due aspetti. Anzi, in realtà il fatto che uno a un certo punto si vedesse quasi costretto a essere o liberale o socialista è il grande trionfo della rivoluzione. Cioè, tutto il patrimonio di valori della civiltà cristiana viene messo da parte e dopo ci sono queste due opzioni che in fondo sono simili. Lo disse Pio IX, lo dissero tanti pensatori dell'epoca, lo disse anche Dostoevskij nei Demoni. Dostoevskij mette le due figure tipiche del socialista tipo Stefan Trofimovic e il suo gruppo dei demoni e Varvara Petrovna, la donna liberale, ricca e un po' vanese, capricciosa, un po' effimera. Ecco, e vede benissimo che sono le due facce della stessa medaglia, sono comunque personaggi rivoluzionari. Ecco, questo è il grande trionfo dell'ideologia ottocentesca. Quindi, ma sì? erano concorrenti ma complementari. Assolutamente, ma infatti Cavour finge di osteggiare Garibaldi, Mazzini, anche tutta l'impresa dei Mille, è appoggiatissima dal Piemonte, da Cavour, ma questo emerge con una grande chiarezza nei diari dell'ammiraglio Persano, nelle relazioni di Giuseppe La Farina, personaggi che Cavour aveva mandato al sud con la scusa di controllare Garibaldi, ma che ovviamente lo aiutavano in realtà, perché Cavour era interessatissimo all'operazione di Garibaldi, perché come abbiamo detto prima, il Piemonte non avrebbe potuto invadere uno Stato se non ci fossero state quantomeno delle fantomatiche sollevazioni. Quindi ma un Mazzini fa comodo a Cavour. Un Garibaldi fa comodo a Cavour, Cavour li usa, può fingere insofferenza, antipatia, perché lui comunque deve fare appunto l'aristocratico, l'uomo composto, l'uomo serio, l'uomo di destra, chiamiamolo così, quindi può guardare con sufficienza questi personaggi più popolani, più irruenti, che possono anche fare azioni violente, ma in realtà li utilizza ampiamente e l'ideologia che c'è alla base è la stessa, quindi non c'è nessuna contrapposizione vera, c'è una contrapposizione di facciata, se c'è un'antipatia personale può darsi, ma non ha grossa importanza, c'è un'assoluta comunanza di fini. Signora Bianchini, signora Elena, c'è un altro personaggio molto importante, forse legato a Cavour in maniera molto molto particolare, che è poco citato nei libri ufficiali scolastici, ed è Filippo Curletti. Filippo Curletti poi fa capire che veramente era il braccio armato dei servizi segreti che preparava il terreno per Cavour ovunque. Non gli riuscì a Certo. Napoli, ci dovettero pensare i soldi, però Filippo Curletti è stato un personaggio molto, molto importante per Cavour, poi anche lui morto misteriosamente. Se ci vuole dire brevemente questo rapporto con Curletti. Allora, Curletti sì, era il braccio destro di Cavour. La vicenda di Curletti mette in luce tutta veramente la pochezza morale, tutti gli scandali, tutti gli intrallazzi che stanno alla base dell'Unità d'Italia, sia perché Curletti dopo scriverà le sue rivelazioni dove
metterà nero su bianco tutte le truffe e gli imbrogli che sono stati attuati, ma anche come tutto quello che c'è alla base della loro amicizia, della loro collaborazione e di come va a finire. Allora, Curletti entra al servizio di Cavour perché lo vuole conoscere. Un giorno si presenta a Cavour e si mette al suo servizio. E nelle rivelazioni racconta di quello che fu il primo caso, cioè il primo incarico che gli venne dato. Lui dice un incarico di una guisa un po' strana. Effettivamente Cavour gli ordina di andare a rapire una ragazza e di portargliela. Questa ragazza si chiamava Maria e lui lo fa, rapisce questa ragazza, la porta a Cavour. Cavour sappiamo che aveva numerose amanti, gli piacevano insomma le donne, eccetera, però in questo caso insomma un rapimento, non è detto che questa eventualmente il rapporto che ne andasse a scaturire fosse consenziente, insomma non era un bellissimo gesto. Infatti il fratello della ragazza si arrabbia moltissimo, però poi dopo un po' si mette buono e ottiene un incarico di direttore delle poste. Quindi Curletti racconta questo episodio, dice: così è cominciato il mio servigio alla causa italiana. Bene, dopodiché racconta tutto in cosa segue Cavour, gli incarichi che gli vengono affidati, segue tutte le operazioni in Emilia, racconta tutte le truffe che vengono fatte in Emilia, dai plebisciti al posizionare persone vicine al Piemonte nei vari uffici, nei vari incarichi, nell'organizzare sobillazioni popolari naturalmente condotte, portate avanti da gente in borghese, manifestazioni false, l'omicidio del colonnello Anviti, insomma tutto una serie di truffe e anche di crimini. E niente, dopodiché Curletti lo racconta nelle rivelazioni perché a un certo punto viene mandato in esilio e si vuole vendicare. Ma cosa succede? Che a Torino, negli anni 50 dell'Ottocento, c'è una banda di malavitosi che opera, si chiama La Cocca, e opera in una maniera abbastanza indisturbata, cioè commette un sacco di furti, di crimini e non viene mai fermata. A un certo punto si scopre, si arresta uno di questi appartenenti a questa cocca che comincia a fare dei nomi e viene fuori il nome di Curletti. Ed è uno scandalo enorme perché tutti sanno che Curletti è uno stretto collaboratore di Cavour, anche amico di Cavour, e che è un capo della polizia, insomma è a tutti gli effetti parte dell'apparato governativo. E quindi si rischia veramente l'enorme scandalo. Allora Curletti, prima ancora di essere processato, viene mandato all'estero, però evidentemente non ci sta a essere l'unico punito, tra virgolette, di invece un gruppo di personaggi che invece rimangono al loro posto con i loro incarichi e continuano a beneficiare dei vari malaffari portati avanti. Quindi si vendica scrivendo queste rivelazioni, che dicono veramente delle cose sconvolgenti che possono essere usate, a mio avviso, per elaborare una sana critica del processo risorgimentale, anche perché torna tutto. Talvolta mi viene detto, ma citare Curletti non è detto che le cose siano vere, perché lui era comunque un personaggio losco, un personaggio ambiguo, e soprattutto scrive le sue rivelazioni con spirito di vendetta, quindi magari esagera, non scrive la verità, non sappiamo. Però se noi prendiamo le rivelazioni di Curletti e non le prendiamo così come oro colato, ma le paragoniamo ad altre cose successe, ad altri documenti, ad altre testimonianze, vediamo che alla fine torna tutto. Quindi è sicuramente una voce in più. E una voce comunque, secondo me, tutto sommato autorevole, non per l'autorità del personaggio, che era un malavitoso anche lui, ma perché comunque lui scrive infatti avvengono mentre la gente citata è ancora viva, quindi non credo che abbia potuto scrivere più di tante bugie, perché sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe potuto dire: no, guardate che c'è, cioè, un attimo che non è così. Cioè, insomma, quando si scrive di contemporaneità e di personaggi esistenti facendo anche dei nomi, insomma, anche perché è vero che lui scrive anonimo, le rivelazioni sono anonime, però poi più o meno si sapeva che, insomma, chi c'era dietro. Quindi sì, non, io non lo vedo, è chiaro, non, non,
può non essere attendibile al 100%, però non è sicuramente un documento da scartare, tant'è che io quando lo trovai per la prima volta all'Archivio di Stato di Modena, manoscritto, era già stato pubblicato in antologie già nel 1861, perché quando lui scrisse queste rivelazioni vennero comunque all'estero pubblicate subito. Però dopo erano un po' scomparse. Io trovai per caso, tanti anni fa, almeno 15 anni fa, se non di più, questo manoscritto all'Archivio di Stato e mi piacque moltissimo. E lo pubblicai anche con la prefazione dell'allora, oggi defunto purtroppo, presidente dell'Istituto Storico del Risorgimento, che accertò che comunque era un documento di un certo interesse, che si poteva usare. Signora, facendo questo percorso con i personaggi, prima di arrivare alla parte finale dedicata al mio, ahimè, amato regno da cui provengo, c'è un altro personaggio importante che farà anche lei una morte particolare, ed era amata Ari dell'epoca ed era strettamente legato a Cavour, parlo della Bel Gioioso, mi sbaglio? Ah questo beh, sì, certo. Un altro personaggio molto importante questo, che gravita. Sì, era anche legata da una certa parentela con Cavour, mi pare fosse sua cugina. Lui la usa spudoratamente, come faceva con tutte le persone, per i suoi giochi politici. Pare che la domanda, no, mi scusi, era la l'amata Ari dell'epoca, la contessa di Castiglione, sì, che sì. Mi ha chiesto sì. Bene, no, devo dire che sì, perfetto, era cugina di Cavour, pare che fosse una donna di straordinario fascino e anche molto abile nel, un po' come il cugino evidentemente, nel manovrare le persone, nel rendersi interessante, nel convincere, e quindi viene mandata subito da Cavour, non a caso, innanzitutto da Napoleone III, con l'incarico di sedurre Napoleone III per cercare di facilitare questa alleanza del Piemonte con la Francia. E la contessa di Castiglione farà in una maniera, penso, neanche più di tanto consapevole, quasi forse anche più per gioco, per vanità, per desiderio di partecipare alla vita mondana, si presterà comunque perfettamente ai giochi di Cavour, sarà una pedina, oserei dire, se non essenziale, comunque molto, molto importante di tutti i traffici che porteranno all'Unità d'Italia. L'unico scrupolo lo ebbe quando fu il momento di arrivare a Roma. Lì so che ebbe anche una corrispondenza con Pio Nono, lì si tirò un po' indietro, però per tutto il resto si rese assolutamente complice con le arti femminili. D'altra parte fu soprannominata, non è molto elegante da dire, ma cito tra virgolette, la vulva d'or del Risorgimento. Effettivamente si usavano anche quegli argomenti lì. D'altra parte, quando non c'è il consenso popolare, non ci sono le ragioni per fare un'operazione e si vuole fare un'operazione completamente illogica e irrazionale, come è stata quella della creazione di uno Stato centralista nella penisola italica, si devono usare tutti gli espedienti, e quindi anche la contessa di Castiglione è tornata utile. Ma anche lei fece una morte misteriosa, però. Sì, non assolutamente. Quindi, morì male, morì dimenticata, in solitudine, morì male. Non... Avevo letto una sua biografia molto, molto bella, molto divertente, diversi anni fa. Diciamo allora, adesso passiamo a un altro rapporto che lui aveva, fermo restando che il suo faro principale era l'Inghilterra e non si discute. Però lui poi ebbe anche un'abilità di poter creare dei rapporti molto stretti con Napoleone III, che gli ispirò la concezione dei plebisciti dopo l'annessione della Savoia e di Nizza e Savoia, ma poi lui ha saputo usare molto bene la questione dei plebisciti, grazie anche a Corletti. Quindi il rapporto tra Napoleone e Cavour pure è molto molto interessante, mi sbaglio? Sì. Ah beh, certo, sì, l'operazione, l'annessione dei primi ducati fu grazie a Napoleone, e il primo grande esperimento dei plebisciti venne fatto in Emilia, chiamiamola così, anche se all'epoca ovviamente non esisteva l'Emilia come la pensiamo oggi. Comunque venne fatto a Modena, a Parma, sotto la direzione di Corletti, fu la truffa più
più grande che si potesse immaginare. Tutto Curletti sui plebisciti è dettagliatissimo, nelle sue rivelazioni spiega benissimo come vennero condotti. Tra l'altro il duca di Modena, che era già in esilio, però scriveva al suo ministro che sui plebisciti si sarebbe sentito tranquillo. Diceva: se tutti avessero la possibilità di votare seriamente, io sarei tranquillo, perché sapeva che avrebbero votato per lui. In realtà non fu neanche data questa possibilità, furono preparate due schede, una per l'annessione al regno del Piemonte e l'altra diceva regno separato, che non si capiva cosa fosse. E poi il Curletti disse che gli agenti piemontesi erano lì a dirigere tutte le operazioni di voto e che inserivano nelle urne schede apocrife. Dice a un certo punto il Curletti, anche con una tale disinvoltura che al momento dello spoglio risultarono più schede votate che aventi diritto. Poi dice: ma tanto poi a fare i controlli eravamo sempre noi, quindi non ci fu problema a eliminare ogni incongruenza. L'operazione dei plebisciti fu un'operazione straordinaria dal punto di vista loro, perché nonostante una spudoratezza così, sia nella gestione assurda delle operazioni di voto, sia nei risultati, perché anche quelle percentuali bulgare, possiamo dire, non bisognerebbe neanche dire percentuali bulgare, perché penso che coi plebisciti dei nostri stati della preunitaria abbiamo superato qualsiasi percentuale sensata, cioè si può dire percentuale saboriana. Abbiamo raggiunto i livelli delle dittature e non è logico, non è possibile. Sappiamo che statisticamente è impossibile avere un risultato del 99%, quello lo dirà molto bene anche Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo. Insomma, fu fatto tutto veramente male, spudoratamente male, però il tutto accompagnato da una propaganda, da una retorica, da un che alla fine passò così, e c'è ancora, sempre meno, però c'è ancora chi è convinto che si siano fatti dei plebisciti e che la gente abbia votato per l'Unità d'Italia. Abbiamo, veramente una cosa che abbiamo parlato già con il professor De Antonellis in altre puntate. Il giacobinismo, forse la sua arma più importante, quella più efficace, è proprio la propaganda. Loro sono maestri in questo, sanno veramente vendersi bene anche quello che non esiste. Bene, signora Elena, adesso andiamo giù a parlare della questione dell'invasione del regno delle due Sicilie e soprattutto il triangolo La Farina, Garibaldi, Cavour, perché tutti e tre praticamente fu La Farina che portò Garibaldi a Cavour, e per molto tempo loro prepararono questa invasione. O mi sbaglio? Parliamo di questo terzetto applicato poi all'invasione del regno delle due Sicilie. Sì, infatti, quando dico se c'era un'antipatia personale non aveva nessuna importanza. Cavour faceva il supponente, perché ovviamente l'aristocratico Cavour doveva fingersi sprezzante nei confronti di Garibaldi, che era proprio il rivoluzionario popolano per eccellenza, ambizioso della popolarità della strada, un po' affabulatore, pasticcione. Ovviamente i due erano diversissimi. Però gli intenti erano simili, a Cavour serviva Garibaldi, a Cavour serviva qualcuno che andasse a creare appunto sollevazioni, a invadere il sud, a creare del disordine in modo che poi i Savoia potessero entrare. Cioè, secondo me l'accordo fu steso dall'inizio alla fine. Garibaldi formalmente parte da solo con i suoi 1000, poi in realtà ci sono le navi inglesi che lo proteggono, lo aspettano, ci sono i soldi dell'Inghilterra, ci sono navi piemontesi che portano dopo altri volontari, che portano altri soldati che vanno a rinforzare le file dei 1000. Tutto questo è documentatissimo dall'ammiraglio Persano. Giuseppe La Farina teoricamente è al sud per controllare Garibaldi, in realtà lo aiuta, lo appoggia, fa di tutto perché l'operazione alla fine riesca. E d'altra parte poi finisce come deve finire, perché dopo che Garibaldi ha fatto il suo periodo
di dittatore del sud, anche questi termini di dittatore, anche a Modena abbiamo avuto il dittatore Farini, questi dovevano essere liberatori, poi in realtà sono i dittatori, va bene. Comunque con una confusione terrificante, e qui Giuseppe La Farina ci torna utile anche perché leggendo i suoi rapporti vediamo anche quello che combinava Garibaldi, si parla di questa gestione folle della cosa pubblica, di questi pasticci tremendi, di questi connubi con la mafia e la camorra, si parla di violenze, di furti. I garibaldini a Napoli vengono paragonati ai vandali, a sciami di cavallette, ma dagli stessi rivoluzionari, dagli stessi liberali. Comunque va bene così, perché tutto comunque doveva alla fine portare a quel risultato che Cavour assolutamente voleva, che era appunto l'unità d'Italia. Quindi il legame c'è, Cavour aiuta Garibaldi, lo tollera, lo aiuta, poi dopo Garibaldi viene utilizzato. E poi dopo, quando è il momento, arriva Vittorio Emanuele, Garibaldi deve togliersi dalla scena, ovviamente ampiamente remunerato, sia a livello di soldi che a livello di fama, che era quello che poi a lui interessava. Non è che poi ha fatto tutto per niente, a volte Garibaldi fa un po' la vittima, fa un po' quello che era stato sfruttato, e poi alla fine le cose non erano andate come voleva lui, ma non è vero neanche quello. Ma vabbè, lì poi c'è da dire che in Sicilia, leggendo alcune cronache anche di altri scrittori, praticamente era sfuggito di mano a Cavour il controllo, perché i crispiani, i mazziniani stavano prendendo il potere assoluto con Garibaldi. Infatti La Farina fu costretto a tornarsene a gambe levate, perché rischiava la sua pelle. Poi qui c'è un altro qui poi nasce, come nasce l'Italia con i delitti e con le morti strane, quella di Ippolito Nievo, no? Un altro, certo, che stranamente in disaccordo con l'operazione Garibaldini, pure lui in una giornata di luglio dove splendeva il sole, dove non si muoveva, sì, un'onda, improvvisamente affonda con la sua nave alle coste di Capri, e questo è un altro mistero, sì, italiano. E poi, anche perché aveva tutta la documentazione, lui era un po' il contabile dei mille, quindi aveva tutta la rendicontazione delle spese, di tutto quello che era stato fatto, e ovviamente c'era un certo interesse che questa documentazione non arrivasse a Torino, per cui sì, il grande mistero della morte di Ippolito Nievo. Questo è così, l'Unità d'Italia nasce così, col sacrificio anche dei loro stessi amici, dei loro stessi collaboratori, sì, non si facevano scrupolo anche di sacrificare giovani vite, certo. Il fine giustifica i mezzi, quindi torniamo sempre lì. Ma sì, c'è anche un'altra situazione, che pare che Cavour sia, attraverso il Don Liborio, sia intervenuto pesantemente nei rapporti con Torre Crescenzo, capo il boss della Camorra, che permise l'ingresso di Garibaldi, perché Cavour aveva paura. Perché lì praticamente con Persano c'erano soldi che arrivavano ovunque. Ci sono le memorie di l'ambasciatore Villamarina, che praticamente dava soldi a tutti pur di non perdere questo, sì, sì, l'opportunità, perché credo che se fosse saltato l'operazione il Regno di Sardegna sarebbe scomparso definitivamente, e quindi scomodarono i camorristi per poter creare la clac, sì, e quindi i rapporti tra Cavour, Don Liborio e Garibaldi. Questo, che cosa ci sa dire su questo carteggio dei rapporti che creò Cavour, Don Liborio per Cavour e Garibaldi con la Camorra? Sì, sì, beh, Liborio Romano è un personaggio un po' come Cavour, di quelli disposti a tutto, disposti a qualsiasi tipo di compromesso, a rivista. Faceva il monarchico con i Borboni e faceva il rivoluzionario, il liberale con i rivoluzionari, quindi era pronto in modo da essere sul carro del vincitore in ogni caso. E quando appunto Garibaldi arriva, viene accolto, accompagnato e protetto
dai mafiosi, dai camorristi, che poi Garibaldi saprà ricompensare, perché poi sappiamo che nella rendicontazione, forse che è andata giù con Ippolito Nievo in mare, c'erano anche queste ampie concessioni a camorristi, alle mogli dei camorristi, queste pensioni stratosferiche proprio per ricompensare di questi servigi. Quindi questo passo è di particolare importanza, perché poi da questo possiamo dedurre con cioè, un minimo di logica che lo Stato italiano nasce con la mafia e la mafia nasce con lo Stato italiano. Perché diciamo prima che... è vero che esisteva già, perché se i mafiosi entravano con Garibaldi vuol dire che esistevano, però era un fenomeno circoscritto che i Borboni sapevano tenere sotto controllo. Erano, diciamo, fenomeni, penso, di piccola delinquenza territoriale, mentre con l'Unità d'Italia, con Garibaldi, con questa prima appunto esperienza di collaborazione tra Liborio Romano, Cavour, Garibaldi e la mafia e la Camorra, diventa un diciamo quasi un affare di Stato. Ecco, la mafia entra negli ingranaggi del nuovo Stato, non esce, diventa, e cresce. Diventa criminalità economica. E quindi mai è diventata, vabbè, anche in America, poi dovremmo vedere la questione di Gio Pedrosino, Lucky Luciano, quindi diventa proprio la criminalità diventa uno degli elementi fondanti del sistema capitalista e del liberalismo. E cosa ci sa dire i rapporti tra Cavour e la massoneria? Lui aveva molto legame con la massoneria, però pare che non sia mai stato massone, o mi sbaglio? Ecco, stesso discorso un po' che si può fare su Mazzini. Sono quei personaggi che sono indubbiamente legati alla massoneria, ne condividono gli ideali, lavorano per la massoneria, però non c'è documentazione certa di una loro affiliazione effettiva. Di Cavour non so, Don Bosco lo dava quasi per scontato e diceva che Cavour faceva parte della massoneria, lo diceva senza ombra di dubbio, però dei documenti non ci sono. Però c'è anche da dire che a questo punto poco importa, nel senso che tuttora che hanno lavorato per quella finalità, ne hanno sposato gli ideali, hanno collaborato comunque con la massoneria inglese per arrivare, e questa collaborazione penso che sia fuori di dubbio, a questo punto che lui lo fosse o meno affiliato a una loggia, cioè cambia poco, comunque tutto il suo operare è stato in linea con le finalità della massoneria. Ah, quindi vabbè, diciamo che poco importa che sia o no affiliato, insomma. Andiamo verso la conclusione. Sì, certo, però... perché i suoi ideali erano quelli, tutta appunto la vicinanza all'ideologia inglese, tutta quell'anticlericalismo, quella volontà di distruggere la Chiesa, di distruggere il cattolicesimo, questo odio per il cattolicesimo che accomuna tutti i padri della patria e che si accompagna invece a una straordinaria simpatia per le sette protestanti. Cioè, teoricamente questi personaggi o erano atei o quasi. Mazzini e Cavour non si proclameranno mai atei, avevano probabilmente questa fede, in questo deismo che andava di moda all'epoca e che non si capiva cosa fosse. Garibaldi forse è più vicino all'ateismo, però tutti comunque hanno questo straordinario interesse, questa straordinaria simpatia invece per i protestanti. Basti pensare che Luigi Ciari entrò a Porta Pia con un cappello buonono sul suo cane. Però, signore, il problema è bisognerebbe risalire un po' indietro, perché non dimentichiamo che la massoneria speculativa, quella settaria, nasce con Anderson, il pastore presbiteriano, con le sue costituzioni del 1723, e quindi si poneva la Chiesa come nemico numero uno. E quindi è ovvio che lì nasce tutto il movimento rivoluzionario, con Cromwell sicuramente, però lì poi con l'avvento della massoneria speculativa del 1723, addirittura con le costituzioni, si capisce perché questi personaggi sono tutti anticlericali, se no altrimenti non potevano stare, anche perché poi, come dice la Pellicciari, il risorgimento è soprattutto un movimento anticattolico, se no altrimenti non sarebbe... Il primo stop era la distruzione della Chiesa.
Poi la distruzione degli stati proprietari, sia per interessi economici, sia per rompere l'alleanza trono-altare, il discorso della monarchia di diritto divino, eccetera, e poi veniva, dopo veniva tutto il resto. L'unità d'Italia era, secondo me, era la maschera, era la scusa, era la veste filantropica che hanno dovuto dare all'operazione, che altrimenti non sarebbe stata accettata dal popolo, che già non la voleva, ma se ci fosse stato uno smaccato anticlericalismo, il popolo, allora in gran parte, in prevalenza cattolico, si sarebbe molto probabilmente ribellato ancora più violentemente, che poi comunque delle ribellioni ci sono state. Quindi l'anticlericalismo andava in un certo modo mascherato, cosa che è riuscito a fare benissimo Cavour, nonostante tutte le sue leggi anticlericali, è riuscito persino a morire da cattolico Cavour. Cavour è un genio del trasformismo. Questo qua, ma lui sul punto di morte veramente si convertì, veramente si chiese pentimento, che lui era stato battezzato pentimento. C'è questo mistero sul punto di morte. La morte di Cavour è misteriosa. È vero che lui soffriva di malaria da anni, aveva una forma di malaria cronica. Però è morto in maniera misteriosa, all'improvviso, ci fu chi parlò di avvelenamento, comunque sì, al di là di tutto e delle eventuali ragioni di questo avvelenamento, pare fosse coinvolta la sua amante del momento, comunque al di là di tutto, lui quando comincia a star male chiede un prete, ovviamente nessuno ci voleva andare perché lui era scomunicato, quindi non si poteva oggettivamente, infatti il frate che andò, mi pare si chiamasse Fra Giacomo, Don Giacomo, una cosa del genere, dopo ebbe gravi problemi con il Papa che lo richiamò e lo punì. Però questo Fra Giacomo testimoniò che, anche in un certo senso comprensibilmente, non si sentì di rifiutare i sacramenti a Cavour, che si dichiarò pentito e desideroso di morire da cattolico. E dopo pare che proprio gli abbia detto: adesso dite a tutti che Cavour è morto da buon cattolico. Quindi sì, sulla sincerità della conversione ovviamente noi non possiamo saperlo, lo sa nostro Signore, noi non siamo né nel suo cuore né nella sua testa. Può essere, perché poi si era ancora in un'epoca in cui l'ateismo non era affatto diffuso, l'ateismo era delle logge massoniche, era di certi intellettuali che volevano fare la rivoluzione, ma la fede era ancora molto, molto radicata negli italiani, quindi niente di più facile che, sentendosi avvicinare alla morte, gli sia venuta giustamente paura del giudizio, paura dell'aldilà, e questa è una cosa comprensibile e anche buona da un certo punto di vista. Poi è chiaro che un vero pentimento dovrebbe implicare anche il disconoscere il male che si è fatto, e non so questo se è avvenuto. Lui fino all'ultimo ha rivendicato comunque la bontà dell'operazione Italia, dell'aver creato il Regno d'Italia, e lì non poteva non sapere che il Regno d'Italia era un regno che nasceva su basi completamente anticattoliche, anticlericali. Però il fatto stesso che abbia detto dite a tutti che voglio morire da buon cattolico può essere anche un'espressione di sincero pentimento. Ripeto, questo è un giudizio che lasciamo a nostro Signore, noi non possiamo giudicare le persone, noi possiamo giudicare le azioni e le conseguenze delle loro azioni. Purtroppo le conseguenze delle azioni di Cavour sono state catastrofiche, però se in punto di morte si è pentito, buon per lui. San Giovanni Bosco si diceva fiducioso sulla sua conversione, sulla sua, alla fine, salvezza finale, perché c'era un legame di sangue con San Francesco di Sal. Quindi San Giovanni Bosco si diceva certo che in un qualche modo San Francesco di Sal dal cielo lo avrebbe aiutato. Ma lui poi, Cavour, confidandosi col fratello, quando gli disse che se avessero fatto la sua famiglia quello che lui stava facendo all'Italia, l'avrebbero cacciato a calci nel sedere, quindi sapeva perfettamente le porcate che stava facendo per fare questo paese. Signora, andiamo quasi al termine, però sono curioso di chiedervi una vostra opinione. Io mi sono fatto una mia opinione, che se ne parla sempre poco, dei due congressi di Zurigo, quello di luglio e quello di novembre, perché pare che al secondo congresso di novembre c'era stato l'accordo in cui Francesco II aveva strappato un accordo con tutte le potenze europee, che praticamente se ci fosse stata un'invasione di un altro Stato, tutte le altre si sarebbero mosse per difendere per difendere lo Stato che stava subendo questa invasione,
E a questo congresso non partecipò l'Inghilterra e saltò l'accordo e Cavour andò via senza firmare l'accordo. Secondo me quella è stata la chiave di tutto. Secondo me l'ha avuto l'ordine principale da Londra per dire di non firmare quell'accordo, anche perché sapeva che sarebbe saltato il suo sogno, mi sbaglio. Che se ne parla sempre poco di questi due congressi, ma secondo me il secondo soprattutto è stato fondamentale, anche perché poi Francesco II con un Hulot aspettava sempre la diplomazia internazionale che gli potesse risolvere il problema dell'invasione, o mi sbaglio? Sì, penso anch'io che ci sia stato uno stop dell'Inghilterra, anche perché si rischiava veramente di far saltare tutto, anche a Modena ci fu un problema simile, sembrava che in seguito a questi trattati, soprattutto dopo la pace di Villafranca, i sovrani degli stati preunitari, i duchi, potessero tornare sui loro troni e i popoli erano pronti ad accoglierli. Quindi la Francia ha sempre questo atteggiamento un po' indeciso. Infatti anche poi tutta la doppiezza di Cavour, eccetera, è sempre per tenere buona la Francia. Mentre l'Inghilterra è sempre deciso. Quindi si può essere... Come? I francesi hanno sempre fatto quello perché sono stati nazionalisti. I nazionalisti fanno doppio sì. gioco in continuazione. La visione inglese è quella imperialista, quindi hanno un altro tipo di visione. Però io credo che il congresso di Zurigo sia stato quello che ha fatto perdere a Francesco il suo trono, perché poi perché ha fatto saltare l'accordo proprio Cavour. L'aveva raggiunto l'accordo lì. Quello di novembre del 1859. 11 novembre. Sì. Io posso fare una chiusura dicendo, avete più volte citato Machiavelli, no? Sì. Io non so se molti, soprattutto pure qui da me, dei miei amici insorgenti, sanpietisti, Lazzari qua da me, nel regno, tutti rimpiangono, avessimo avuto un altro Cavour, avessimo avuto un Cavour. E io penso invece che non poteva essere una cosa del genere, perché se il regno delle due Sicilie, come tutti gli stati preunitari, si basava sul principio tomistico della politica, deve andare a braccetto con la morale cattolica e con l'etica, il principio sì. di Machiavelli non poteva assolutamente essere adottato. Mentre Machiavelli faceva il concetto di leone e volpe, secondo me Cavour manco quello era, perché leone non lo era, perché non era un principe, ma forse era una volpe e una faina. Quindi andiamo oltre Machiavelli. Un po' l'Italia di oggi, i nostri politici, ma un po' i politici europei, perché poi l'Europa ha fatto la stessa fine. Non ci stanno più il principio machiavellico con leone e volpe, ma volpe e faina, perché ormai questo è il mio pensiero. Cioè, siamo andati ancora oltre Machiavelli, o mi sbaglio? Sì, sono d'accordo. Comunque, sì, Machiavelli è quello che rompe con la possibilità di una politica etica. Ma infatti poi quando Machiavelli scrive nel 400, ma non è che gli danno retta, cioè fino ampiamente al XVIII secolo c'è ancora comunque l'idea della pubblica felicità, del tiranno che per non essere tiranno ma sovrano deve rispettare il bene dei popoli, cercare il benessere dei popoli, appunto se no diventa tiranno e non è più e cessa di essere principe. Questo comunque fino al 700 almeno regge, è nell'800 che si ha questa rottura. È stato Rousseau che ha sdoganato Machiavelli. Sì. E dopo lì è la fine della possibilità di una politica etica. Però vi ripeto, con Cavour non stiamo nemmeno al leone e alla volpe, ma siamo alla volpe e alla faina. Perché sì. di leone aveva ben poco. Grande abilità, grande abilità, però, per carità. La storia è andata così e così ce la dobbiamo tenere. Signora Elena, io vi ringrazio, ci ha accompagnato per più di un'ora e ci ha dato con la sua capacità comunicativa, e usando sempre parole molto semplici ci ha tratteggiato per in pochissimo tempo un personaggio molto comunque controverso e soprattutto un personaggio importante, ma nel bene e nel male è stato un personaggio che sui libri di storia compare, e quindi io vi ringrazio a nome di tutti i nostri spettatori a quale annuncio che ci incontreremo anche altre volte per parlare anche di altro,
come lei ci ha promesso, e spero che sia stata bene con noi questa sera. Sì, assolutamente. E vi ringrazio caldamente per la sua disponibilità. Arrivederci. Grazie a voi, a presto, arrivederci.